Qualche anno fa ho scoperto qualcosa di veramente importante riguardo la motivazione, grazie a preziose conversazioni con alcune figure molto importanti nella mia vita, tra cui uno dei miei mentori più vicini, Vishen Lakhiani. E lui mi ha rivelato qualcosa che ha chiamato stato di flusso, uno stato in cui tutto può succedere, uno stato in cui tutto scorre incanalando le tue energie verso un'intenzione precisa, allineando tutto quello che fai di conseguenza. Lo stato di flusso viene definito come uno stato in cui siamo felici nel momento dell'oggi, ma abbiamo anche una visione del futuro. E questo è lo stato in cui diventiamo quasi senza accorgercene dei magneti di opportunità che altrimenti non vedremmo. Lo stato in cui sembra che l'universo e la realtà si pieghino quasi alle nostre intenzioni. Naturalmente è un'affermazione un po' azzardata. Certo, non è l'universo che si piega alle nostre intenzioni, ma ci rende consapevoli di quali sono le opportunità e le vie d'uscita anche nei momenti di maggior difficoltà, aiutandoci nel contempo a raggiungere i nostri obiettivi. Ma facciamo un passo indietro. Esistono altri tre stati mentali in cui tendiamo a trovarci. Naturalmente non sono compartimenti stagni, possiamo trovarci in più di uno, oppure più in uno che in un altro, a seconda delle circostanze. Ma se diventiamo consapevoli dello stato in cui ci troviamo, possiamo in qualche modo direzionarlo verso questo stato di flusso, lo stato ideale. Vediamo allora quali sono i quattro stati in cui possiamo ritrovarci e quali sono le loro caratteristiche. Il primo è lo stato della spirale negativa, quello in cui non sei felice oggi e non hai una visione per il futuro. Queste sono le classiche e purtroppo frequenti persone negative che non fanno che alimentare questo stato di lamentele continuo, creando circostanze che a loro volta non fanno che confermare questo stato di miseria interiore che li risucchia in questo vortice senza fine. Il secondo è lo stato della realtà corrente, quello in cui sei felice oggi ma non hai una visione per il tuo futuro. In questo stato il rischio è quello di non crescere, di non progredire. E il progresso è uno degli stimoli più forti che in qualità di esseri umani cerchiamo costantemente nella nostra vita. Il ristagno è qualcosa che non piace a nessuno, quindi il rischio è proprio quello di fossilizzarsi sul proprio stato individuale senza allargarsi, creando un impatto più ampio che possa coinvolgere anche le persone intorno a noi. Il terzo è lo stato dello stress e dell'ansia, quando non sei felice oggi ma non hai una visione per il futuro. Questa visione del futuro ti carica di ansia e la paura di non arrivarci ti fa perdere di vista il momento presente, che di fatto è poi anche tutto ciò che hai davvero. L'errore qui diventa quello di collegare la nostra felicità alla meta finale e non al viaggio nel raggiungerla. E questa è una trappola in cui cadono soprattutto le persone che vogliono, attraverso le loro iniziative, creare un impatto radicale intorno a loro. Creativi, visionari, imprenditori sociali, eccetera. L'ultimo è lo stato di flusso. Qui sei felice oggi e hai anche una visione per il futuro. E questo stato si basa su una sorta di paradosso di intenzione. Sì, perché abbiamo una visione del futuro, un obiettivo, ma la nostra felicità non dipende dal raggiungimento di questo risultato. La felicità è legata all'oggi, ad ogni singolo passo verso la meta, a prescindere da quanto ci vorrà o da quali imprevisti emergeranno nel percorso. Questo è qualcosa che uno dei miei autori preferiti, Shri Kumar Rao, ripete spesso e lui propone un'immagine molto efficace per descrivere lo stato in cui siamo quando colleghiamo la nostra felicità all'obiettivo, perdendoci il momento presente. Lui dice che vivere la vita sperando di essere felici solo quando si raggiungerà una certa meta è un po' come essere un gruppo di turisti che attraversa una città d'arte, una splendida città, dentro un autobus con le tendine tirate. Ma com'è allora che ci distacchiamo dall'obiettivo finale mantenendoci sereni nel momento presente? Beh, accettando quello che l'universo ci offre fa accadere, come se fosse la cosa migliore in assoluto che sarebbe potuta succedere. Tutto è accidentale e l'unica cosa che possiamo fare è diventare consapevoli delle nostre reazioni e dei nostri pensieri durante il viaggio della vita. Quindi dobbiamo arrenderci di fronte a ciò che ci accade, anche o meglio soprattutto se non era previsto. Laddove arrendersi non deve avere una concezione passiva, non significa diventare apatici, ma riconoscere che comunque vadano le cose, così ha deciso l'universo ed è la modalità più giusta per noi in quel momento. Non appena riusciamo a fare questo, ci apriamo automaticamente ad infinite possibilità.
Sì, perché accettiamo che tutto può succedere, anche se non sempre va come avevamo preventivato. Esiste un sistema molto semplice per provare a distaccarti dal risultato finale di un progetto, riguardi esso la tua vita personale o professionale, soprattutto laddove, come spesso accade, coinvolga altre persone, che siano colleghi, amici o familiari. E consiste nell'augurare loro il meglio a prescindere da quello che accadrà. Riconosci a te stesso che non sai come andrà davvero, ma che comunque andrà, auguri loro il meglio. Se ci riesci, fai questo anche con i tuoi concorrenti o persone con cui non hai un gran feeling. Augura il meglio anche a loro in tutto quello che accadrà. Augura che si verifichi una situazione da cui tutti impareranno qualcosa. A questo punto vai avanti verso il tuo obiettivo e qualunque cosa accada, riconosci che nulla di meglio sarebbe potuto capitare. Dunque, questa ricetta segreta allo stato ideale è rappresentato da un equilibrio tra desiderio, pensieri per il futuro e fiducia nel fatto che ciò che ti accade oggi durante il viaggio è il meglio che potesse accadere. Ora, questi concetti potrebbero sembrare un po' teorici e per questo ho tre suggerimenti pratici che personalmente seguo per cercare di mantenermi in questo stato di flusso costante. Il primo prende il nome di gap temporale inverso. È un esercizio molto semplice che ti aiuta a non cadere nello stato mentale numero 3, quello dello stress e dell'ansia. Spesso quello che accade è che, a prescindere dallo stato che abbiamo raggiunto, tendiamo sempre a guardare in avanti e a concentrarci su quanta strada dobbiamo ancora percorrere, con il rischio di farci prendere dallo sconforto e dalla paura di non farcela. Il fatto è che spesso ci dimentichiamo qual è il tratto di strada che abbiamo percorso nello stesso arco temporale cui stiamo guardando al futuro, se proiettato nel passato. Quindi facciamo un esempio. Oggi siamo il 25 luglio 2014 e se guardo a quello che vorrei raggiungere entro il 25 luglio 2015 potrebbero venirmi i capelli dritti. Ma se guardo dov'ero l'anno scorso, oggi, di sicuro i progressi che ho fatto sono talmente evidenti che improvvisamente lo sconforto lascia il posto alla gratitudine e alla riconoscenza di quello che è stato il percorso fatto. E questo mi porta al secondo suggerimento pratico, quello di esprimere gratitudine quotidianamente. E non parlo di una cosa in più da aggiungere alla quotidianità, come scrivere o ripetere le cose di cui sei grato. Certo, se riesci a fare anche quello, ottimo. Ma quello che ti propongo qui è esprimere gratitudine nel momento in cui ti rapporti con le persone ogni giorno. Ad esempio, la prossima volta che arrivi in ufficio al mattino, augura un buongiorno dal cuore, fallo con un sorriso, non solo a parole. E quando incontri qualcuno, sia esso un collega o un amico, chiedi come sta, ma non farlo come fosse un automatismo, senza nemmeno ascoltare la risposta. Fallo con il viso, con il corpo, con le parole. Fallo mantenendoti presente nella tua azione. Fallo perché ti interessa davvero. E mentre lo fai, auguragli il meglio, fallo dentro di te in silenzio. E se puoi, augura il meglio anche a chi ti ha fatto innervosire, chi ti ha irritato. Questo è l'unico modo per evitare che il tuo stato di serenità interiore possa venire intaccato. E quando quest'ultima parte si rivela particolarmente difficile, pensa per un attimo al fardello di rabbia, di negatività, di frustrazione che la persona che ti suscita questa emozione si sta portando addosso ogni giorno. Pensa a quanto è difficile vivere così e a questo punto augurale il meglio. E mentre fai questo esercizio, vedrai che la tua relazione con queste persone assumerà un volto nuovo, si arricchirà di un significato completamente diverso. Nota che cosa cambia, quale impatto questo tuo atteggiamento ha nei confronti di chi hai davanti. E ricorda, quando fai questo esercizio, che lo stai facendo solo ed esclusivamente per te stesso. Quindi se non noti alcuna forma di riconoscimento da parte degli altri, non preoccuparti perché non è quello l'obiettivo. Non lo stai facendo per loro, lo stai facendo per te. E questo avrà un impatto anche sulla tua relazione con gli altri. Infine, il terzo è la meditazione quotidiana. Anche qui non mi riferisco ad ore ed ore di pratica estenuante, ma a 5-10 minuti al giorno e non di più. Spesso siamo portati a pensare che solo facendo più cose, più in fretta, otterremo risultati. Ma c'è un'alternativa più produttiva, quella di alternare a questo fare continuo dei piccoli momenti di pausa in cui prendi il tempo per capire che cosa effettivamente stai cercando e come ti stai muovendo per raggiungerlo. Certo, non significa che tu non debba fare un lavoro concreto, ma significa che spesso ne è richiesto molto meno di quello che pensi sia necessario. Spesso è una questione di atteggiamento. Quindi l'idea centrale è combinare il fare con lo stare calmi in silenzio per qualche minuto al giorno.
Certo, stare in silenzio non significa necessariamente essere calmi, spesso infatti si viene a creare una spirale vorticosa di pensieri che ti trascina verso il basso. Ecco allora che puoi aiutarti con della musica creata appositamente per raggiungere uno stato alfa della mente, anche se non sei un esperto o non pratichi meditazione da molto. Quindi, la ricetta al cambiamento nostro e della realtà che ci circonda è mantenersi in uno stato di flusso, uno stato in cui l'atteggiamento non è quello di un'attesa passiva, ma neanche di uno stacanovismo sfrenato nella convinzione che più lavoriamo duro, più saremo fortunati o più otterremo risultati. Piuttosto quello di un perfetto equilibrio tra serenità presente e una visione del futuro. Assumere questo atteggiamento di serenità staccata dalla meta finale, ma comunque intenzionata a raggiungerla, prima a livello individuale e poi collettivo, credo fermamente possa cambiare le regole dell'universo e dunque cambiare in modo anche rivoluzionario la tua realtà e quella di chi ti circonda. Fammi sapere che cosa ne pensi lasciandomi un commento qui sotto. In particolare, in quale dei quattro stati ti senti oggi? Come pensi di poterti muovere verso una maggiore serenità? Ispirati e lasciati ispirare.